Bene, direi che allora possiamo iniziare questo incontro in cui andremo a iniziare, diciamo, un ragionamento sulle reti neurali, un ragionamento perché su questo tema ci sono circa 50 anni di ricerche, per cui immaginate che cosa vuol dire, diciamo, approfondire questo argomento. Io cercherò di fare anche un breve escurso storico per capire perché siamo arrivati a un certo punto dell'intelligenza artificiale, poi vedremo qualche applicazione reale di cosa si può fare con le reti neurali. Ecco, il titolo di questa presentazione, vedete, reti neurali dal neurone all'intelligenza artificiale. Quindi partiremo con il modello di neurone, quindi farò vedere degli esempi non di reti neurali vere e proprie, perché questo richiederebbe chiaramente un intero corso universitario, ma di come un neurone artificiale può essere utilizzato per classificare, per riconoscere e per apprendere. Poi vi darò un'idea di come questo si possa chiaramente estendere. Partiamo dal neurone perché dobbiamo usare delle funzioni matematiche semplici che possono essere da voi chiaramente comprese. La matematica che sta dietro le reti neurali, come cercherò di farvi capire, è una matematica in spazi e in dimensioni, quindi sicuramente bisogna fare delle astrazioni che voi non avete, diciamo, come base, le farete all'università chi magari si iscriverà a una facoltà scientifica di informatica o di ingegneria informatica. Ecco, l'idea che seguiremo in questo breve, diciamo, incontro è un'idea di intelligenza, sicuramente qui per collegarci a quello che avete già visto negli incontri precedenti. Intelligenza problem solving, perché noi dobbiamo andare verso un orientamento automatico, artificiale, quindi qualcosa che poi ci possa permettere di risolvere problemi attraverso un computer, quindi attraverso una macchina, quindi quello che noi intendiamo come artificiale. Daremo una breve panoramica anche del funzionamento del cervello umano, quindi la rete neurale biologica, per capire come le reti neurali artificiali si siano di fatto basate sul modello reale, quindi il modello biologico. E poi, come vi dicevo, presenteremo il neurone artificiale, il suo modello matematico, faremo anche degli esempi concreti di funzionamento del neurone, faremo gli esempi che storicamente sono stati utilizzati negli anni 60-70 per lanciare l'intelligenza artificiale, vedremo anche esempi dove il neurone non è in grado di funzionare e poi passeremo alle reti invece più articolate, più complesse. Alla fine vi farò vedere un po' di esempi reali di cosa si può fare appunto con le reti neurali. Partiamo con il concetto di intelligenza. Qui molto brevemente, perché sicuramente è una parte che avete già visto, partiamo dal significato proprio della parola intelligenza, che è abbastanza articolato. È un insieme di funzionalità e di abilità psichiche e mentali, quindi si riferiscono al soggetto principalmente umano, che consentono a questo soggetto di acquisire in modo autonomo delle conoscenze mediante delle elaborazioni di informazioni, quello che noi intendiamo come comprensione. Quindi quando comprendiamo un concetto andiamo a fare delle elaborazioni in maniera autonoma partendo da dati, da osservazioni, normalmente quelli che ci arrivano dai nostri sensi. Che esempi si possono fare qui? Mettiamo insieme un po' di conoscenze su un evento e poi traiamo una conclusione. Questo è un tipico evento, una tipica azione che potremmo identificare come intelligente. Raccogliamo dei dati e facciamo delle previsioni sul futuro, quindi diciamo che cosa potrà succedere domani in base a quello che è successo oggi, tipicamente le previsioni atmosferiche. Anche qui ci sono delle previsioni che chiaramente sono facili da fare, altre che sono più complicate. E poi ritornerò su questo concetto quando cerchiamo di definire il concetto di informazione. Faccio un esempio, apro e chiudo la parentesi: se vi dico domani il sole sorgerà, vi do un'informazione sicuramente molto attendibile, direi quasi al 100%, non possiamo mai dare al 100%, comunque molto attendibile, e
Per contro, vi do un'informazione molto limitata. Tutti noi sappiamo che domani il sole sorgerà, quindi l'informazione che vi ho dato è bassa, però ho fatto una previsione con una probabilità molto vicina al 100%. Se vi dico domani nevicherà, ci sarà un metro di neve, ecco che questa previsione sicuramente è più difficile da fare, ma se si avvera sicuramente vi ho dato un'informazione molto elevata. Spostate questo ragionamento nel campo economico, nel campo delle azioni, diciamo, finanziarie. Se vi dico che domani un'azione aumenterà il proprio valore del 10%, vi do un'informazione estremamente importante, estremamente interessante. Però questo si basa appunto su un insieme di dati, di osservazioni e su una elaborazione. Chiaramente un concetto di intelligenza. Elaborazione di giudizi, tutti noi diamo giudizi non solo in ambito, diciamo così, di giustizia civile o penale, ormai la televisione è piena di questi programmi, ma anche semplicemente sul comportamento di un nostro amico o di un nostro conoscente. La cosa che ci interessa più da vicino per quella che sono le reti neurali e la parte di intelligenza che riguarda le reti neurali è la capacità di risolvere problemi mai incontrati in precedenza. Cioè la rete neurale, come vedremo, ha questo compito, cioè risolvere un problema che non ha mai visto, e questa è una capacità sicuramente del nostro cervello. Quindi ci si presenta una situazione ignota e cerchiamo di trovare una soluzione. Chi si occupa ad esempio di questi temi nel campo dell'intelligence, dell'antiterrorismo, ha sempre davanti questo problema, cioè trovare quella che può essere una soluzione a un attacco terroristico che arriverà sicuramente con un insieme di eventi mai accaduti prima. Faccio l'esempio della metropolitana di Londra o delle Torri Gemelle. Sono attacchi che non erano mai stati fatti prima e quindi non era chiaramente facile prevedere quel tipo di attacco. Okay? Quindi risolvere problemi mai incontrati in precedenza. Questo è uno degli aspetti più importanti legati alle reti neurali. Se andiamo un po' più nel dettaglio di quello che è un significato scientifico della parola intelligenza che ci interessa nel nostro campo, l'intelligenza è una generale funzione mentale che comporta la capacità di ragionare, quindi questo riprende un po' il concetto che abbiamo detto prima, di pianificare, di risolvere problemi e di apprendere dall'esperienza. Ecco, questo apprendere dall'esperienza è un altro concetto estremamente legato alle reti neurali, perché le reti neurali, come vedremo, apprendono proprio dall'esperienza. Gli si passano degli esempi e la rete si organizza in base a questi esempi che di fatto corrispondono all'esperienza del soggetto, ha fatto delle esperienze, ha risolto dei problemi, e sulla base di quelle esperienze, di quelle soluzioni, cerca di inferire nuove soluzioni a problemi, se volete, più complessi. Ecco, attenzione che quando parliamo di intelligenza con questa definizione non ci riferiamo a quello che è l'apprendimento dei libri. Quindi se uno ripete tutto il contenuto di un libro non è necessariamente un soggetto intelligente. Okay? Quindi la conoscenza non è l'intelligenza. Ci sono due concetti diversi. Chiaro che per fare ottenere grandi risultati serve la conoscenza anche, ma agganciata sicuramente l'intelligenza. E non è neppure l'astuzione di test. Okay, quindi la misura dell'intelligenza, quella che si fa col quoziente di intelligenza, non è legata a questi concetti, tanto per discriminare il riferimento. Quello che potremmo sintetizzare è questo, cioè riflette una capacità più ampia e profonda di capire ciò che ci circonda, diciamo di afferrare le cose, quindi il significato delle cose, attribuire un significato e scoprire che cosa possiamo fare con quelle cose, con quegli eventi, quindi partendo da quelle osservazioni dedurre, inferire nuove osservazioni o nuove cose o nuove idee. Collegato al concetto di intelligenza abbiamo il concetto di problem solving, che è quello che ci introduce poi alle reti neurali. Che cos'è il problem solving? È un processo mentale che permette di trovare una soluzione ad un determinato problema. È quello che facciamo quotidianamente moltissime volte. Ci si presenta un problema che può essere banale, può essere complesso, e noi cerchiamo di trovare una soluzione a quel problema.
Ecco, il problem solving, perché ve l'ho introdotto? Perché è quello che si usa per fare una misura dell'intelligenza, quello che si indica come quoziente di intelligenza, la capacità di risolvere un problema. Ed è una misura che ci permette anche di, una misura empirica, chiaramente, che ci permette di definire quanto un algoritmo, quanto un programma, una procedura che noi abbiamo costruito è intelligente. E quindi, come vedremo, anche una rete neurale è intelligente. Quanto è in grado di risolvere determinati problemi. E questo, vedete, rappresenta un approccio allo studio dell'intelligenza. Ecco, questo è l'aspetto del concetto di intelligenza che affronteremo in questo seminario. Poi ci sono altre definizioni di intelligenza, come sapete c'è l'intelligenza sociale, c'è l'intelligenza comune, ci sono vari aspetti di intelligenza. Noi ci concentreremo su questa, che è quella che chiaramente può essere utilizzata per un approccio fatto con le macchine, quindi fatto con il calcolatore. Abbiamo dei problemi, proviamo a risolverli o direttamente con la persona o con una macchina, quindi con un calcolatore. Ecco, ci sono due metodi, due approcci al problem solving che vi presento molto brevemente. Uno è cosiddetto metodo del fare e l'altro è il metodo delle 5 W e delle 2 H. Sono due metodi che vengono normalmente utilizzati in vari campi, diciamo, dell'intelligenza artificiale, e ve li descrivo con un esempio molto molto semplice. Ecco, vediamo prima il metodo del fare, come si struttura. Intanto fare sono quattro iniziali di quattro azioni: focalizzare, analizzare, risolvere, eseguire. Ecco, un'informazione, vi lascio poi le slide, quindi non copiate sostanzialmente quello che c'è scritto nelle slide. Se volete prendere degli appunti, prendete magari delle osservazioni che facciamo insieme, poi le slide ve le lascio, quindi non perdete tempo a copiare. Ecco, vedete, quattro azioni che costituiscono un metodo per approcciare e risolvere un problema. Prima azione: qual è il problema? Selezioniamo il problema e focalizziamolo. Vi faccio un esempio. Classico esempio di spostamento da un punto all'altro del nostro territorio. Quindi abbiamo una persona che deve andare da Milano a Roma e ha un obiettivo. Ecco, in tutti questi approcci, come vedremo, c'è sempre una funzione, si chiama funzione di costo, che deve essere minimizzata. In campo o massimizzata. Quindi se ragioniamo in campo economico vogliamo massimizzare i guadagni o minimizzare le perdite se siamo magari sfortunati e la borsa sta andando male. Nel campo del spostamento vogliamo minimizzare i tempi. Nel campo delle applicazioni multimediali sulla rete internet, di cui sicuramente avrete fatto un po' di esperienze, il parametro che noi vogliamo minimizzare è normalmente il tempo. Quindi vogliamo ottenere che i nostri dati multimediali, siano video, siano file audio, eccetera, arrivino, diciamo, a destinazione nel minor tempo possibile. Immaginate le applicazioni multimediali che permettono di fare operazioni chirurgiche a distanza attraverso la rete. Cioè il chirurgo sta a New York e il paziente sta in Europa. Okay? Questo è un problema molto serio, molto sentito, molto sviluppato, perché certe operazioni chirurgiche non le possono fare tutti i medici. E non in tutti gli ospedali c'è il medico che è in grado di fare quell'intervento, se sono interventi particolari. Attualmente cosa si fa? Si prende il chirurgo, lo si mette su un aereo, lo si fa spostare da una zona all'altra e va a fare l'intervento se arriva in tempo utile. Quello che si sta studiando adesso, la cosiddetta telemedicina, far sì che il chirurgo possa operare a distanza, e si fanno degli interventi attualmente relativamente semplici in laparoscopia, dove il chirurgo non opera direttamente sul paziente ma guarda uno schermo, guarda un'immagine a uno schermo e con il bisturi interviene sul paziente. Se siamo a distanza, cioè siamo dall'altra parte dell'oceano, sapete che c'è sicuramente un tempo di propagazione del segnale per attraversare quella distanza, e l'obiettivo è quello di minimizzare il tempo di ritardo. Perché? Perché se do un movimento al mio bisturi e questo arriva con un tempo di ritardo troppo elevato, rischio di fare un danno chiaramente al paziente. Oppure immaginate
ancora più semplice, se voglio muovere un robot a distanza attraverso la rete internet e visualizzare gli effetti su una telecamera. Beh, se io devo prendere un oggetto con un braccio robotico a distanza, se l'oggetto è fermo non ci sono problemi, perché io determino con la telecamera le coordinate dell'oggetto e poi muovo la telecamera a prendere quell'oggetto. Se quell'oggetto si muove, e allora qui il problema diventa molto, molto più complesso, perché quando io osservo l'oggetto nella mia immagine, che mi è arrivata attraverso la rete, lui in realtà si trova in un'altra posizione perché si sta spostando. Allora, se io vado a cerco di prenderlo nelle coordinate in cui l'ho osservato, quando il braccio robotico arriva in quella posizione, l'oggetto si è spostato. Se il movimento dell'oggetto è uniforme, diciamo, conosco la sua velocità e la sua accelerazione, posso predire la sua posizione futura. Quindi quando do l'input al mio braccio robotico, non gli darò l'input nella posizione corrente dell'oggetto, ma gli darò la posizione stimata, diciamo, dopo un tempo che è pari al tempo di ritardo che c'è tra la posizione reale e la posizione virtuale che io vedo sul mio schermo. Questa è le applicazioni della realtà aumentata, della realtà virtuale. Ahimè, se l'oggetto si muove di moto, questo più complesso, di moto browniano, che ha continuamente velocità e accelerazioni variabili, è un problema che attualmente non ha soluzione e ci si sta lavorando nei vari centri di ricerca. Ok, quindi prendiamo un problema più semplice, il nostro: vogliamo andare da Milano a Roma e vogliamo arrivare nel minor tempo possibile. Ogni problema lo possiamo scomporre in queste quattro fasi, in queste quattro azioni. Dopo che abbiamo focalizzato il problema, andiamo ad analizzarlo. Per analizzare il problema cerchiamo di raccogliere dati, è la stessa cosa che fate voi, andate sulla rete internet, cercate di raccogliere informazioni per affrontare meglio il problema, quindi costruirvi quella che è l'esperienza, la base di conoscenza. Perché andiamo a raccogliere i dati? Per focalizzare quelli che sono i punti critici del nostro problema, che saranno quelli che sicuramente ci daranno filo da torcere nella soluzione. E in questo caso tempi di percorrenza medi, il traffico, quelli che sono i limiti di velocità, perché non li posso superare, quindi una serie di vincoli, di condizioni che devo tenere in considerazione. D'accordo? Quindi non posso immaginare di andare da Milano a Roma viaggiando ai 180 all'ora, perché ci saranno dei tratti, sia sull'autostrada che sulle strade urbane, che non potrò viaggiare a quella velocità, anche se il mio mezzo fisico, cioè la mia macchina, me lo permette. Okay? Quindi ci sono dei vincoli che devo comunque considerare nel mio problema, che spesso non sono vincoli di tipo scientifico, sono vincoli di tipo giuridico. Si diceva prima, una delle vostre applicazioni, volete vedere il lavoro del futuro, oppure le auto automatiche. Attualmente la scienza ha già risposto, poi vi farò vedere un video, ci sono auto che tranquillamente guidano senza pilota e sarebbero in grado anche di guidare sulle autostrade, magari per portare una persona che non è in grado di guidare, un disabile, oppure semplicemente per farvi riposare durante la guida, per evitarvi quando c'è nebbia o condizioni climatiche avverse. Però la legislazione attualmente non lo permette, la legislazione non permette di far circolare auto senza pilota, ok? Ci sono i vincoli che noi dobbiamo sempre considerare. Terza azione, risolvere. Questo è il core del nostro problem solving, quindi dobbiamo trovare una soluzione al problema. Non sempre esiste, anzi, nella maggior parte dei casi non c'è una sola soluzione, ci sono più soluzioni allo stesso problema. In matematica sicuramente avete già affrontato molti casi in cui ci sono più soluzioni. Nel campo dell'intelligenza artificiale sempre abbiamo più soluzioni, il nostro obiettivo è trovare la migliore, quella che si chiama ottima, la soluzione ottima, e questo invece è molto più complesso. In questo caso la soluzione potrebbe essere trovare un percorso, ok? E anche i nostri navigatori normalmente ci forniscono più percorsi per arrivare da un punto a un altro, in questo caso per arrivare da Milano a Roma. Quale scegliamo? Scegliamo quello ottimo in base al parametro che noi vogliamo, tra virgolette, ottimizzare. Vogliamo ottimizzare il tempo di percorrenza, vogliamo ottimizzare invece la spesa, quindi non vogliamo andare
nelle autostrade perché c'è il pedaggio, oppure vogliamo consumare meno carburante. Sono tutti vincoli, tutti i parametri che noi dobbiamo scegliere, ma la nostra soluzione deve essere ottima rispetto a quello che è il parametro che abbiamo scelto. L'ultimo passo andiamo ad eseguire, quindi l'esecuzione e la valutazione dei risultati. Quindi si sviluppa il problema, si misura in questo caso il tempo di percorrenza, poi si va a valutare il risultato, ad esempio comparandolo con i risultati che hanno ottenuto altri, per poter valutare se il nostro risultato è buono o non è buono, è migliore o non è migliore, e poi da qui eventualmente decidere se accettarlo, allora abbiamo trovato una soluzione al nostro problema, o non accettarlo. Quindi dobbiamo partire dall'inizio, quindi trovare un'altra soluzione, perché quella che noi abbiamo trovato non è corretta. Okay? Questo è l'approccio che normalmente si segue. Poi c'è l'altro metodo, quello delle cosiddette 5W e delle 2H, brevemente. Prendiamo come problema questo, sempre in ambito autostradale. Abbiamo che sulla linea Milano-Torino vogliamo installare delle insegne luminose. Okay? Questo è un problema che chi lavora in autostrade deve affrontare quotidianamente. Allora, vediamo le 5 W. Intanto si deve rispondere a questa domanda: chi è? In questo caso sono le autostrade. Che cosa deve fare? Installare un'insegna luminosa. Dove? Sul tratto autostradale definito. Quando? Entro 15 giorni. Il limite temporale molto spesso è fondamentale in queste analisi. E lo stesso ragionamento lo vedremo noi sulle reti neurali, perché se noi abbiamo un algoritmo che richiede 100 anni per andare a convergenza, vuol dire che i risultati a quell'approccio ci arriverebbero tra 100 anni e noi non saremmo più in grado di vederli. Okay? Quindi il tempo per elaborare quei dati, vedremo, è un dato estremamente importante. Perché? In questo caso, per dare maggiore sicurezza agli automobilisti. Queste sono le 5 W. Poi abbiamo le due H. Quindi come? Questo è fondamentale, quindi dobbiamo ad esempio restringere il tratto autostradale da due corsie a una corsia per poter installare in sicurezza quel supporto. Quanto ci costa? Non possiamo spendere più di 50.000 euro. Vincoli al nostro problema. Quindi vedete, questa struttura vi aiuta, ricordatelo, quando dovete affrontare un problema, a strutturare bene il problema. Queste sono le basi della programmazione informatica, no? Quindi quando io ho un problema e lo voglio risolvere con un algoritmo, lo strutturo in questo modo, assegno i vari dati, poi le mie variabili, e poi inizio a scrivere l'algoritmo. L'intelligenza artificiale è basata su questo, quindi ho un problema complesso, per la sua soluzione lo suddivido in problemi più semplici. La rete internet, che è nata negli anni 70-80, si basa sul concetto di intelligenza artificiale. Quindi alla base della rete internet c'è l'intelligenza artificiale, perché il problema di collegare attraverso la rete due punti a caso sul pianeta è un problema complesso, molto complesso dal punto di vista tecnologico, informatico, ed è stato suddiviso in 7 sottoproblemi, in 7 livelli. Quindi l'architettura logica TCP/IP, magari qualcuno di voi la conosce, è divisa in 7 livelli, dal livello di applicazione sino al livello fisico, proprio basandosi su un concetto di intelligenza artificiale. Ho un problema complesso, per risolverlo suddivido in tanti sottoproblemi più semplici, tra loro ovviamente connessi. È molto più semplice chiaramente affrontare un problema, diciamo, tra virgolette, appunto, più semplice che non affrontare un problema complesso. Questo è il concetto che è importante sottolineare. Vediamo il cervello umano. Qui ci sarebbe da parlare ovviamente per mesi, ma alcune considerazioni più che altro, alcune curiosità più che considerazioni. Chiaramente il cervello è l'organo più importante del nostro sistema nervoso centrale, quello che dà, diciamo, il controllo di tutti gli apparati del nostro corpo umano. Da che cosa è composto? È composto da delle cellule che si chiamano neuroni, adesso vedremo come sono fatte. Quello che ci interessa, guardate, è il numero. Ce ne sono 100 miliardi. Se lo dobbiamo esprimere in potenza di 10, come lo scriviamo questo numero? 10 elevato a? Chi è che si lancia? 10 alla 11. Okay, quindi è un numero estremamente grande. Molti calcolatori non sono in grado di fare calcoli con questi numeri.
questi neuroni sono connessi tra loro, vedete qua, cominciamo a vederli, da dei link, si chiamano sinapsi, e coprono una lunghezza di 160 km. Quindi nel nostro cervello abbiamo questi fili lunghi 160 km. Ecco, questo reticolo, diciamo, di neuroni, quindi un numero così grande, è quello che permette al nostro cervello di fare tutte le cose che sa fare e di essere attualmente molto più avanzato rispetto al più potente calcolatore. Il nostro cervello è molto lento rispetto a un calcolatore. I calcolatori che noi abbiamo, il personal computer, sapete, ha un clock, quant'è, 2 giga? Quanti sono i vostri computer che avete? Un giga, 2 giga, ok? Quelli che troviamo in commercio. Quindi 2 gigahertz vuol dire che il calcolatore fa 2 miliardi di istruzioni al secondo, o 2 miliardi di operazioni al secondo, ok? Quindi moltissimo. Il cervello ne fa molte meno. Molte meno, qualche decina di migliaia. Quindi il cervello è molti ordini di grandezza più lento di un normale calcolatore. Come mai riesce a fare molto di più rispetto al più potente calcolatore? Perché ha questo numero grandissimo di elementi, di neuroni, che il calcolatore non ha. Il calcolatore ha un solo processore che deve fare le operazioni in sequenza. Il cervello le fa in parallelo, molto lentamente, ma ne fa tante insieme. E questa è la differenza che attualmente dà ancora grande vantaggio al cervello rispetto ai nostri calcolatori. Ricordatevi questi numeri così, come ordine di grandezza, perché vi danno un'idea di come sia ancora distante, diciamo, il funzionamento del cervello dal funzionamento dei calcolatori elettronici. Ecco, il cervello noi lo possiamo di fatto assimilare a un calcolatore molto complesso per quelle che sono le connessioni, non per quella che è la velocità di calcolo, perché esegue operazioni in parallelo. Questa è la differenza. Quindi è in grado di fare tantissime operazioni in parallelo, addirittura in certe parti del cervello fare certe operazioni, in altre operazioni. E queste zone, diciamo, funzionano e collaborano insieme. Adesso con le tecniche di risonanza magnetica computerizzata, eccetera, si possono vedere le reazioni delle zone del cervello in funzione di stimoli, di input. Questo è uno studio che fanno nel campo delle neuroscienze, quindi chi si occupa di neuroscienze fa questi studi. Avete sentito sicuramente parlare dei neuroni specchio che apprendono e hanno la capacità appunto di acquisire informazioni e comportamenti nel nostro cervello. Ecco, cosa dicevano in ingresso? Quali sono i dati che vengono in ingresso al nostro cervello? Sono quelli che arrivano dai nostri organi percettori, quindi sicuramente le immagini, quindi gli occhi, i suoni, le orecchie, il tatto dalle mani e così via. Quindi tutti i nostri organi esterni danno input al nostro cervello. E poi il cervello li elabora e fornisce dei comandi agli attuatori per eseguire le varie operazioni di movimento, di ragionamento e quant'altro. Una cosa interessante è che il cervello è fault tolerant. È una cosa che spesso si cerca nei sistemi, anche negli sistemi elettronici. Cosa vuol dire fault tolerant? Vuol dire che se una parte del cervello si guasta, il resto continua a funzionare. Magari non con la stessa capacità, ma continua a funzionare. Addirittura certe funzioni che magari si trovano localizzate in una parte del cervello, se quella parte viene danneggiata per un incidente, per un trauma, altre zone del cervello si supportano, diciamo, quelle funzioni, se non in tutto, in parte, e quindi permettono di continuare, diciamo, un funzionamento corretto. Altro aspetto interessante da considerare, perché poi nell'analisi dell'intelligenza artificiale si cerca di riprodurre quello che è il funzionamento naturale del cervello. Ecco, che cosa ci interessa del cervello, che chiaramente richiederebbe uno studio medico molto molto approfondito, ma cosa ci interessa a noi in particolare per quello che riguarda poi le reti neurali, per quello che l'obiettivo del nostro incontro vuole raggiungere? Abbiamo visto che il cervello è composto da neuroni tra loro connessi, quindi a formare delle reti, d'accordo? Molto, molto articolate, che hanno come compito quello di svolgere operazioni, eseguire operazioni complesse.
quali di queste operazioni ci interessano da vicino, quali vogliamo focalizzare? Ma sicuramente il riconoscimento. Riconoscimento di forme, riconoscimento di oggetti, che è una delle azioni che noi facciamo con più facilità, se volete, e che vogliamo in qualche modo insegnare a un robot, quindi a un essere artificiale, che possa muoversi in un ambiente. Per muoversi in un ambiente deve riconoscere gli oggetti che in quell'ambiente si trovano, ad esempio per poterli prendere, per poter interagire con questi oggetti, quindi dobbiamo riconoscere gli oggetti stessi. È una funzione che già un bambino ha nei primi anni di vita, in grado di riconoscere le forme, riconoscere i colori e associarli in maniera corretta. Un altro aspetto importante è il controllo del movimento, quindi fare in modo che le informazioni che noi passiamo agli attuatori del nostro robot siano in grado di controllare il movimento. Quindi immaginate un robot che deve scendere le scale o salire le scale o evitare ostacoli, d'accordo? Quindi deve avere un tempo di reazione tale per poter evitare quel determinato ostacolo. Quindi se facciamo l'esempio della macchina autonoma o di un robot autonomo che si muove su un'autostrada, se la macchina davanti sta fermando, si ferma, inchioda oppure fa un'azione non prevista, il nostro veicolo autonomo deve essere in grado di vedere quello che sta succedendo davanti e prendere le azioni conseguenti, quindi frenare, sterzare per evitare l'ostacolo e quant'altro. Quindi controllo del movimento che deve essere fatto in un breve tempo, intervallo temporale, altrimenti non siamo in grado di controllare e andiamo a sbattere. Altro aspetto importante è la percezione, quindi questo riguarda il sistema visivo umano. Anche il sistema visivo umano è spesso ingannato dalla percezione, quindi immaginiamoci un robot. Quindi se voi vedete questa immagine, vedete tranquillamente questo triangolo bianco al centro, ma questo triangolo non esiste, è semplicemente una percezione che noi abbiamo di questa immagine. Vedete questo triangolo bianco? È un buco, è un vuoto, solo che il nostro sistema visivo lo percepisce come un triangolo. La figura è fatta semplicemente da tre segni cerchi, e da tre piccoli rettangolini, d'accordo? Quindi la percezione è un qualcosa di importante quando parliamo poi di intelligenza artificiale, perché ci ingabbiamo noi per primi, quindi immaginiamoci una macchina che deve percepire determinate situazioni ottiche o illusioni ottiche. E questo è normalissimo quando prendiamo le immagini di una telecamera, che sono gli occhi del nostro robot. Siamo contro sole, siamo in condizioni di particolare illuminazione, e quindi sono problemi concreti, problemi reali, che normalmente quando noi approcciamo un problema di robotica non consideriamo. Vi farò vedere degli esempi di sistemi di visione artificiale che funzionano magari benissimo quando c'è il sole, e poi se c'è una giornata di pioggia forte o di neve, magari quel sistema non funziona. Quindi quando io progetto il sistema, penso come costruirlo, devo tenere in considerazione tutti gli elementi, e questa è proprio la capacità nella programmazione. L'ultimo e più importante concetto è quello dell'apprendimento. Quindi io ho visto questa immagine, ho visto che qui c'è un rettangolo, se adesso ve ne faccio vedere un'altra, avete subito acquisito quell'informazione, quel concetto, e siete subito in grado di capire che magari in quella nuova immagine quel tipo di forma geometrica non esiste, ma è un'illusione ottica. Quindi il concetto dell'apprendimento sarà il secondo concetto fondamentale delle reti neurali, perché più informazioni abbiamo, più la rete deve evolvere per mantenere quelle informazioni, non deve perdere ciò che ha acquisito. Quindi ogni volta che noi risolviamo un problema non vogliamo partire da capo, non vogliamo partire dalla situazione in cui non abbiamo informazioni, ma vogliamo usare l'informazione che la nostra rete ha acquisito magari nei problemi precedenti. Quindi ha risolto dei problemi, vogliamo partire da quelle conoscenze per andare avanti. Quindi dobbiamo fare in modo che la nostra rete apprenda dagli esempi, quindi da ciò che noi abbiamo insegnato o siamo stati in grado di insegnare alla rete, che è un po' quello che succede appunto in un bambino all'inizio della sua vita, quando incomincia ad apprendere, e tutti noi
è accaduto. Allora, quindi ho riportato alcune interessanti immagini del cervello di un bambino appena nato e poi la sua evoluzione. Guardate, i primi due giorni le cellule neurali sono praticamente isolate, quindi diciamo non c'è una rete, è di fatto un insieme di neuroni. Poi dopo tre mesi questi neuroni chiaramente aumentano, e da 15 mesi da 2 anni quante connessioni si sono formate, fino ad arrivare circa ai 18 anni dove abbiamo la forma più completa della rete. Poi dai 18 anni in avanti, sapete, si cominciano a perdere i neuroni e si perdono con una rapidità di 100.000 al giorno circa, quindi poi dipende uno che cosa fa nella propria, chiaramente nella propria vita, quindi se uno beve, fuma sostanze stupefacenti, il numero dei neuroni che si perdono invece aumenta molto di più. La persona normale ne perde dai 60.000 ai 100.000 al giorno dopo i 18 anni, quindi questo è un'informazione interessante. Ecco, che cosa fa il neurone come elemento di riferimento? Che cosa fa la rete neurale? La rete, vedete, sfrutta queste connessioni, quindi le informazioni della conoscenza, a priori, dove stanno nel nostro cervello? Stanno in queste connessioni che si attivano o non si attivano. Quindi ogni volta che noi guardiamo un'immagine che ci rimane quindi impressa nel nostro cervello, in una parte del cervello ci sono un insieme di connessioni che si attivano. Attivare vuol dire che passa un segnale elettrico, diciamo, su quel canale, quindi su quella connessione, esattamente come quando accendiamo la luce nella nostra stanza, che la corrente passa dall'interruttore sino alla lampadina. Un impulso elettrico, un segnale elettrico. Allo stesso modo quell'impulso attraversa due, chiaramente molte più, cellule neurali. E quello permette, diciamo, al cervello di mantenere quel tipo di conoscenze, quel tipo di informazione. Cosa succede? Succede che quando noi guardiamo un'immagine simile a quella, nel nostro cervello si andranno ad attivare gli stessi neuroni, le stesse connessioni all'incirca, okay? Sfruttando appunto l'esperienza. Quindi ricordiamoci questo concetto, che l'esperienza viene memorizzata, diciamo, in queste connessioni. Vi dicevo un segnale elettrico, perché un segnale elettrico? Perché ha due stati, esiste o non esiste, la lampadina è accesa o è spenta, ok? Noi schiacciamo l'interruttore, passa corrente, c'è il segnale elettrico, la lampadina si accende. Spegniamo l'interruttore, interrompiamo il circuito, non passa la corrente, la lampadina è spenta. Due stati, acceso o spento. Cosa ci ricordano questi due stati? Ci ricordano l'elemento fondamentale dell'informazione, cioè il bit. Il bit, sapete, assume due stati. Stato alto, 1, stato basso, 0. Il funzionamento del cervello, e così come il funzionamento del calcolatore, è un funzionamento binario. Acceso o spento, presente o assente. Quindi il sistema metrico, diciamo, con cui funziona il cervello, con cui funziona il calcolatore, sapete, è in base 2, quindi è un sistema binario. E il concetto di informazione, come vedremo, si misura in bit, che è l'unità di misura appunto dell'informazione. Poi vi dirò qualcosa su questo, ok? Quindi acceso o spento, presente il segnale elettrico o non è presente. Se è presente il neurone, diciamo, si accende, che è come se fosse una lampadina. Se non è presente, il neurone è spento. Quindi vediamo come sono fatti questi neuroni biologici molto rapidamente, non è questo il focus. Allora, dato questa è la struttura del neurone, è fatta da 4 parti. Ci sono delle, diciamo, delle terminazioni diciamo nervose che permettono al neurone di collegarsi con gli altri neuroni, e da queste terminazioni arriva questo segnale elettrico, questo impulso. C'è un nucleo centrale, che è quello che si accende o si spegne, quindi se riceve una certa quantità di segnali elettrici in ingresso lui si attiva, cioè si accende. Se non riceve sufficiente quantità di segnali elettrici dai suoi input, vedete ne ha tantissimi, perché si può collegare fino anche a 100.000, okay? Questo qui sì, se non riceve non si accende, okay? Quindi stato dinamico.
Poi c'è questa coda, questo allungatore che si chiama assone, che è un prolungamento, diciamo, filamentoso, per arrivare alle sinapsi, che sono la parte terminale del neurone e sono i punti dove il neurone si collega con gli altri neuroni. E poi si ritorna, diciamo, il secondo neurone si collegherebbe con i dendriti alle sinapsi, okay? A formare di fatto una lunga catena. Ecco, vedete che questo modello è relativamente semplice, quindi è fatto da quattro elementi. Una parte centrale, tre elementi importanti. La parte centrale è il nucleo, che mi determina lo stato del neurone, acceso o spento, e i suoi collegamenti, quindi le sinapsi e i dendriti che collegano il neurone con gli altri neuroni. Questi sono i concetti fondamentali che ci interessano. Come avviene questa trasmissione? Ve l'ho praticamente già spiegata. Vedete, un neurone si collega a tanti altri, qui per semplicità ne abbiamo solo due, ma immaginate che ce ne siano migliaia. Questo neurone riceve un certo insieme di segnali elettrici d'ingresso. Se l'insieme è sufficiente per accenderlo, questo neurone si accende. Nel momento che il neurone si accende, genera un segnale elettrico a sua volta che andrà a attivare i neuroni adesso collegati. D'accordo? Non è detto che poi tutti questi neuroni si attiveranno, dipende se ricevono sufficienti segnali elettrici da tutti gli altri neuroni che sono collegati per attivare. D'accordo? E in questo modo io ho una propagazione, diciamo, di questo segnale elettrico. Che da cosa dipende questa propagazione? E dipende da queste connessioni e dipende poi dai valori, come vedremo, di attivazione di queste connessioni. Questo sarà il concetto fondamentale del modello. Intanto abbiamo un'idea di come avviene il funzionamento del passaggio di questo segnale elettrico, d'accordo? In questo modo, vedete, quando questo neurone è acceso, il segnale elettrico va in ingresso a tutti gli altri neuroni e contribuisce per una piccola parte all'eventuale attivazione dei neuroni successivi. Se questo neurone è spento, quindi non raggiunge il suo livello di accensione, diciamo così, questo segnale elettrico non verrà propagato e quindi non contribuirà ad accendere quei neuroni. Magari quei neuroni saranno accesi da altri collegamenti, d'accordo? A formare una rete molto 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 complessa. Ecco, questo segnale elettrico si genera grazie a una particolare sostanza che viene appunto generata dai neurotrasmettitori e passano, diciamo, ai neuroni vicini. Qualche informazione interessante: nel nostro cervello abbiamo fino a 100 miliardi, come abbiamo visto, di neuroni, e questo è un elemento estremamente importante. Guardate, ce ne sono 80.000 per millimetro quadrato, quindi un millimetro quadrato contiene circa 80.000 di queste cellule, quindi immaginate la quantità, e ciascuno di questi neuroni può interagire fino a 100.000 neuroni, quindi quei collegamenti che nell'immagine precedente erano solo con due neuroni, immaginate, possono arrivare fino a 100.000. Una cosa interessante è la velocità con cui viaggia questo impulso elettrico. Viaggia a 130 metri al secondo, quindi lento, estremamente lento rispetto alla velocità, diciamo, ad esempio, della luce. Quindi guardate, 130 metri al secondo è un terzo della velocità del suono, che sono 333 metri al secondo, quindi lento, siamo a 400 km all'ora. La luce viaggia a 300.000 km al secondo, quindi pensate quanto è più lento un neurone rispetto a una fibra ottica. Okay, qui andiamo a 468 km all'ora, in una fibra ottica il segnale viaggia a 300.000 km al secondo, quindi 3 per 10 alla 8 metri al secondo, quindi siamo estremamente più lenti. Okay, quindi il cervello, come vedete, è lentissimo rispetto a un calcolatore o una rete internet in fibra ottica. Però è in grado, grazie alla quantità di connessioni, di effettuare ragionamenti inavvicinabili per una macchina diciamo artificiale. Ecco, questi dati che vi ho portati sono delle curiosità, ma sottolineano le differenze, okay, tra il cervello e il calcolatore. Quindi
La cosa importante nel cervello sono le connessioni, il numero dei neuroni, il numero delle connessioni. È quello che fa la differenza attualmente con le macchine artificiali. Bene, abbiamo introdotto l'intelligenza artificiale, allora andiamo a vedere che cosa intendiamo per intelligenza artificiale. Beh, noi intendiamo sicuramente la capacità di una macchina, per noi macchina è un calcolatore di fatto, perché anche un robot poi alla fine è comunque mosso da un calcolatore o da più calcolatori ovviamente in parallelo, in grado di imitare, diciamo in parte perché tutto non è al momento possibile, ragionamenti che sono tipici dell'uomo. Ok? Quindi quando è che definiamo una macchina intelligente? Quando è in grado di imitare nel ragionamento il comportamento umano. Se ci focalizziamo sull'informatica, quindi su quella branca della scienza che studia l'intelligenza artificiale, allora definiremo, diciamo, quello come un insieme di algoritmi che permettono di risolvere problemi complessi. Diciamo che possiamo focalizzarci su questa definizione come introduzione all'era di neurali. Algoritmi o procedure, se volete, in grado di risolvere problemi complessi. Quindi se noi siamo capaci di costruire un algoritmo, quindi una procedura, che risolva un problema complesso, allora possiamo dire di aver costruito un sistema di intelligenza artificiale. Quindi se faccio un algoritmo o una procedura che diciamo accende la luce automaticamente al passaggio di una persona, non posso dire di aver fatto un sistema intelligente. Io ho un sensore che misura la presenza di un movimento in una stanza. Se vedo che c'è movimento, invio un segnale al mio attuatore che accende la luce. Questo è un esempio di algoritmo, un esempio di una procedura che in base all'input del sistema esegue una certa operazione. Qual è l'input del sistema? È presente o non è presente una persona nella stanza? Qual è l'output? Accendo o non accendo la luce. Okay? Questo è un esempio di un algoritmo non intelligente. Non c'è nulla di intelligente. Un algoritmo invece intelligente deve risolvere problemi decisamente più complessi. Voglio che si accenda la luce quando entra nella stanza il professor Foresti. Voglio che non si accenda la luce quando entra nella stanza un altro insegnante. Questo è un problema di intelligenza artificiale, perché il sistema deve riconoscere che la persona che è entrata è quella persona e distinguerla da tutte le altre. Questo è un problema che una persona umana è in grado di fare, e se la macchina lo fa, allora possiamo dire che quello è un sistema di intelligenza artificiale. È un problema complesso, c'è un riconoscimento complesso che è quello di una persona. Noi siamo in grado di riconoscere una persona con estrema facilità, per una macchina è molto difficile riconoscere una persona da un'altra. Okay? È facile riconoscere che quell'oggetto è una persona, ma è difficile dire qual è l'identità di quella persona. Un po' di storia, molto, molto brevemente. Già nel 1600 c'erano delle macchine che facevano delle piccole operazioni aritmetiche, nell'800 addirittura potevano fare dei calcoli polinomiali, quindi dei polinomi x alla 4 più 3x alla terza meno 2x più 1 uguale a 0, d'accordo? Ma il grosso salto si ebbe alla fine degli anni 40 con la cosiddetta macchina di Turing. Turing, come sapete, qualcuno di voi ha iniziato a fare uno studio, mi pare, su Turing, è il padre dell'informatica, è colui che ha permesso la costruzione del primo calcolatore diciamo elettronico, quello che ci permette oggi di fare tutto quello che possiamo fare. Tutto nasce alla fine degli anni 40. Il grande sviluppo, la grande evoluzione poi al calcolatore lo si ebbe come effetto bellico, perché voi sapete che molto spesso nei momenti, diciamo, bellici si investe in grandi quantità di denaro per la ricerca. Gli inglesi avevano un problema nella Seconda Guerra Mondiale, che era quello di decifrare i messaggi che i tedeschi inviavano con la famosa macchina Enigma, che è quella che codificava i messaggi. Non riuscivano a capire assolutamente come si spostavano le truppe tedesche, perché usavano questa macchina che Hitler aveva fatto costruire ai suoi matematici già negli anni 30, ed era praticamente inattaccabile. Allora
gli alleati cosa fecero? Presero i migliori scienziati matematici dell'epoca, li chiusero in una fattoria a sud-est di Londra in maniera ovviamente segreta e gli diedero questo problema da risolvere. Questi sono i dispacci che vengono inviati da Enigma, cercate di risolverli. A capo di questo progetto c'era Alan Turing. Nel tentativo di risolvere questo problema cominciarono a costruire dei grossi pallottolieri che erano dei sistemi che facevano sostanzialmente non il conteggio dei numeri ma il conteggio dei caratteri, stiamo parlando di messaggi alfanumerici, e nel costruire appunto questi grossi pallottolieri che prendono il nome di bombe di Turing tra l'altro, di fatto costruirono il primo calcolatore elettronico. Riuscirono nel 44 gli alleati a forzare Enigma e infatti poi da lì le sorti della guerra dopo lo sbarco in Normandia cambiarono anche rapidamente, perché gli alleati sapevano diciamo preventivamente dove le divisioni tedesche o i panzer o le divisioni meccanizzate si spostavano, quindi riuscivano a prevedere le loro mosse. Ecco, Turing ha introdotto un test che è famoso come test di Turing, che ci permette di definire se una macchina, se volete anche un algoritmo che abbiamo costruito, è intelligente o non è intelligente. Quindi ci permette di definire, è un test che si usa ancora oggi, è attualmente da considerare, è quello che dobbiamo usare per capire se quello che abbiamo costruito, se l'algoritmo che noi abbiamo costruito, se il robot che abbiamo costruito è intelligente o non è intelligente. Allora vediamo come funziona questo test di Turing. Intanto ci sono nella storia delle implicazioni interessanti. L'articolo di Turing è apparso sulla rivista Mind nel 1950, dove ha spiegato questo test, ma in realtà ci sono già delle indicazioni nel discorso sul metodo, il famoso discorso sul metodo di Cartesio. Per cui siamo nel campo della filosofia, ma ci sono degli interessanti link. Che cosa dice il test di Turing? È molto semplice da fare, lo possiamo fare in qualunque momento. Si basa su una specie di gioco dell'imitazione. Ci sono tre partecipanti, A, B e C. A è un uomo, B è una donna e poi c'è una terza persona di cui non conosciamo il sesso. A e B stanno in una stanza e C sta nell'altra stanza. A e B non conoscono l'identità di C, quindi non sanno se C è un uomo o una donna, ok? Quindi la terza persona ci è separata dalle due. A e B in maniera intelligente devono cercare di inferire le informazioni sul sesso della persona C facendo delle domande, ok? Inoltre hanno dei compiti. A ha quello di ingannare C e B deve aiutarlo. Quindi nel fare le domande uno cerca di aiutare C, l'altro cerca di ingannarlo. Quindi che da una parte il compito di C è semplificato, aiutato, ma dall'altra è complicato e spesso la complicazione di B rende effettivamente il problema difficile. Ecco. A, B e C sono separati, quindi non possono usare la voce o altri dispositivi che potrebbero in qualche modo influenzare chiaramente l'informazione, ma usano di fatto testo scritto, che si passano un foglio delle domande e rispondono. Okay. Questo è il test di Turing, quindi se su un certo numero elevato di tentativi A o B indovinano, allora possiamo dire che A è intelligente con un certo quoziente. Se non indovina mai, sicuramente è poco intelligente. Okay? Quindi questo è il concetto del test. Più indovino e più dimostro di essere intelligente, meno indovino e meno dimostro di essere intelligente. Chiaramente è un problema complesso. Da che cosa è reso complesso il problema? Il problema è reso complesso dall'avversario. Okay? Perché se ci fosse solo A e C o solo B e C, il problema sarebbe semplice. Uno fa una serie di domande, per esclusione arriva alla soluzione. Ma abbiamo un avversario che ci confonde le idee e quindi questo rende il problema complicato, diventa un problema complesso.
Adesso immaginiamo di sostituire a una delle persone una macchina, ok? Quindi sostituiamo una macchina a un operatore e a questo punto ripetiamo il test, non con un operatore umano ma con una macchina, e misuriamo le prestazioni. Ricordatevi il metodo fare, alla fine si misurano i risultati, misuriamo le prestazioni. Se la macchina ha, diciamo, in qualche modo raggiunto un numero di risposte corrette che è paragonabile a quello dell'essere umano, a questo punto non siamo più in grado di capire se dall'altra parte c'è una persona o c'è una macchina, e quindi possiamo dire che quella macchina è intelligente, intelligente allo stesso modo di un essere umano, okay? Non siamo in grado di distinguere se le risposte sono state date da un essere umano o da una macchina, e quindi in quel caso la macchina o il nostro algoritmo ha superato il test di Turing, quindi possiamo definirlo come intelligente. Ecco, questo test è estremamente importante, è alla base, è uno dei postulati dell'intelligenza artificiale, quindi quando si costruisce un algoritmo ci si deve misurare sempre con questo test per poter capire se l'algoritmo che abbiamo costruito, se il robot che abbiamo costruito è intelligente o non è intelligente. Ed è, diciamo, il metodo universalmente riconosciuto per poter definire se una macchina è intelligente o non è intelligente. A questo punto siamo pronti per arrivare alle reti artificiali. Quindi abbiamo visto il concetto di intelligenza, abbiamo visto il concetto di reti biologiche, ora vediamo come si può trasformare una rete biologica in una rete artificiale. Parliamo quindi di reti neurali artificiali, quindi dove i nostri neuroni non sono cellule biologiche ma sono funzioni matematiche, quindi costruiamo in laboratorio, costruiamo artificialmente un neurone, o meglio costruiamo il suo funzionamento, quindi cerchiamo con funzioni matematiche con modelli matematici di costruire il comportamento di un neurone biologico. Queste prendono il nome appunto di reti neurali, e come obiettivo è quello di simulare il funzionamento del cervello umano. Che cosa vogliamo ottenere da queste reti? Quelle che sono le funzioni che abbiamo visto prima, le principali del cervello: riconoscere forme, oggetti, riconoscere immagini, comprendere il linguaggio, quindi un risponditore automatico che capisce non le nostre parole ma il significato delle parole che noi abbiamo pronunciato, quindi la semantica del linguaggio, non la semplice parola. La semplice parola è abbastanza facile da capire, ma il significato della frase, che spesso dà un'indicazione, e poi un'elaborazione che deve essere, come nel cervello, parallela, quindi fatta da tante connessioni. Allora andiamo a vedere la corrispondenza che c'è tra un modello biologico e finalmente il modello artificiale. Ecco, vedete, ho riportato qui la connessione tra due neuroni biologici. Qui abbiamo le connessioni con gli altri neuroni, qui abbiamo il nucleo, vedete? Il nucleo, ricordiamoci, può assumere due stati, acceso o spento. Quindi se lo dobbiamo rappresentare matematicamente, lo rappresenteremo in forma binaria, associando il valore 0 al nucleo spento e associando il valore 1 al nucleo acceso. Okay? Quindi le reti neurali saranno intelligenti, ma sanno contare solo fino a 2. Okay? Acceso o spento. Quindi vedete, questi nuclei, che chiamiamo con X1, X2, Xn, possono arrivare nel cervello fino a 100.000, con un calcolatore non riusciamo a gestirne così tante, ne gestiamo molte meno, hanno questi due valori. Allora, immaginate di avere un sistema che ha in ingresso dei valori binari, 1 o 0. Quali sono questi valori binari che si usano nelle reti neurali? E sono di fatto delle caratteristiche che rappresentano un nostro oggetto, caratteristiche che noi definiamo a priori e poi diremo caratteristica 1, caratteristica 2, caratteristica 3. Pensiamo a una persona, voglio riconoscere che nella stanza è entrata una certa persona, quali caratteristiche assegno a quella persona? Beh, ad esempio potrei assegnargli il peso,
potrei assegnargli il colore dei capelli, potrei assegnargli e altre caratteristiche di quella persona. E allora dico, bene, se la persona che è entrata ha un peso superiore a 80 kg, allora quella caratteristica per me c'è, e quindi quel valore lo metto a 1. Se la persona che entra ha un peso inferiore agli 80 kg, quella caratteristica non ce l'ha, e quindi quel valore lo metto a 0. E così via per tutte le altre caratteristiche che descrivono il mio oggetto o il mio evento. Ok? Colore dei capelli, 1 se sono biondi, 0 se sono neri. La persona che sto cercando io ha i capelli biondi, quindi se entra una persona con i capelli neri, quella caratteristica verrà messa a 0. Ok? Sempre binario, presente, assenza di una determinata caratteristica. Ecco, vedete poi l'output del mio neurone è collegato con tanti altri neuroni. Abbiamo detto fino a 100.000. E ciascuno di questi neuroni porta un suo segnale elettrico. Questi segnali elettrici di fatto sono come dei pesi. Immaginate di avere tanti canali che portano acqua, in alcuni scorre acqua, negli altri non scorre, d'accordo? E questi canali, in funzione del loro numero, aumentano o diminuiscono la quantità d'acqua, quindi potremmo dire la quantità di segnale elettrico che arriva in ingresso a questo neurone, che è quello che noi stiamo considerando. Quindi queste connessioni con la quantità di segnale elettrico che lo percorre formano di fatto un peso, d'accordo? Un numero che varia tra 0 e 1, quindi un numero reale, che mi dice 0 non c'è passaggio di segnale elettrico, 1 c'è passaggio di segnale elettrico in tutte le connessioni, ok? E poi, se chiaramente, come nel caso reale, alcune connessioni sono attive, altre non sono attive, quello sarà un valore reale. Immaginiamo che metà delle connessioni siano attive e metà siano non attive. Quel valore di W1 sarà 0,5, 50%. Quindi mi dice la percentuale, di fatto, di connessioni che sono attive, quindi che contribuiscono ad attivare il nostro neurone. Vedete che poi per ciascuno di questi ingressi abbiamo queste connessioni. Queste connessioni vengono tra loro sommate, d'accordo? Per arrivare a determinare il segnale elettrico complessivo che andrà in ingresso al nucleo del nostro neurone. E si era detto, se questa quantità di segnali elettrici sommati, tanti piccoli segnali elettrici sommati tra di loro, superano un certo valore di soglia, questo neurone si accenderà, se non lo superano, quel neurone rimarrà spento. Se si accende, l'uscita invierà un segnale elettrico, quindi l'uscita sarà 1. Se non si accende, l'uscita non invierà un segnale elettrico, quindi l'uscita sarà 0. Quindi vedete che il modello funziona sempre con numeri binari, numeri compresi al massimo tra 0 e 1, quindi non abbiamo numeri complicati, numeri semplicissimi che gestiscono il funzionamento della rete. Quindi vedete, lo stato del neurone d'ingresso corrisponde esattamente con il valore della mia rete artificiale, il numero e la quantità delle connessioni dipende con un numero compreso tra 0 e 1 che io assegnerò al mio link d'ingresso, l'uscita è acceso o spento nel mio neurone biologico, 0,1 nel mio neurone artificiale, in modalità binaria, in un modo molto semplice. Allora vediamo il modello, quindi finalmente abbiamo il modello matematico del neurone. Ricordiamoci questo, che è un modello praticamente simile a quello biologico, e adesso vediamo come trasformarlo in un modello matematico. Ho un insieme di ingressi che sono valori o 0 o 1, quindi molto facili da considerare. Ho dei pesi, questi pesi cosa mi dicono? La percentuale di connessioni attive su quell'input, ok?
50%, 70%, 20%, 20% sarebbe 0,2, ok, quindi è un numero compreso tra 0 e 1, quindi molto facile anche questo. C'ho la sommatoria, quindi sommo tutti i contributi. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io qui ho un ingresso attivo, quanto varrà questo x1? Chi me lo dice? Se l'ingresso è attivo, quanto vale x1? 1. V1 è un numero che dipende dall'esperienza, dipende da quanti neuroni sono stati attivati. Supponiamo il 50%. Se è il 50%, quello vale 0,5. Okay? Quindi noi abbiamo 1 per 0,5 più, quindi sommiamo, il valore di x2 che potrebbe essere 0, e allora 0 per qualunque numero è 0. Supponiamo che x2 sia anch'esso 1, quindi avremo più 1 per il peso che c'è su questo link, magari è il 30%, quindi 0,3 e così via. Quindi vedete che qui abbiamo una sommatoria di che cosa? Il valore di ingresso moltiplicato per il peso. Quindi stiamo facendo operazioni che moltiplicano somme e moltiplicazioni con valori binari 0 e 1, quindi estremamente facili, chiunque è in grado di farle. Questo valore di somma in uscita deve essere comparato con una soglia. Quindi se il valore finale è superiore alla soglia, l'uscita sarà 1, cioè si attiva il neurone. Finita le batterie forse, ma mi sento male. Se scusate, se non parlate riesco a non usare il microfono, se no non riusciamo a... Ecco, se invece il valore di questa funzione di attivazione non raggiunge la soglia, l'output sarà 0, ok? Ed ecco qui il modello, vedete? I valori di ingresso che sono 1, 0 moltiplicati per i pesi, che sono numeri reali compresi tra 0 e 1, sommati, che ne vedete, moltiplico il valore di ingresso per il peso, confrontati con una soglia. Guardate la soglia cosa mi dice? Mi dice che se questo valore è maggiore di 0, sono qua l'uscita è più 1, se sono minore di 0 l'uscita è meno 1 o 0, ok? Quindi l'uscita è binaria, il neurone è acceso o non è acceso. Questo modello, vedete, ve l'ho riportato, è il modello di McCulloch e Pitts. È stato messo a punto alla fine degli anni 50. Qui è nata l'intelligenza artificiale, perché proprio durante il convegno, diciamo, di informatica di quell'epoca, presentarono questo modello e dimostrarono che questo modello era... Questo modello, adesso noi lo vedremo, questo modello è in grado di classificare e anche in grado di apprendere. È molto semplice, come vedete, perché usa numeri 1 o 0 e vedremo che sarà in grado di riconoscere forme geometriche, di apprendere queste informazioni che ha riconosciuto e fare molte cose. Non sarà in grado di farne altre. Quando dimostrarono e presentarono questo modello si ebbe un grande impulso all'intelligenza artificiale, perché in qualche modo si incominciò a immaginare di poter risolvere problemi complessi di riconoscimento, riconoscimento forme, riconoscimento immagini, riconoscimento caratteri, ma soprattutto di poter apprendere, quindi avere un modello matematico in grado di apprendere concetti, di apprendere conoscenza. Qui ci sono due funzioni di attivazione, diciamo che quella che ci interessa a noi è questa qui, le altre sono un po' più sofisticate, vuol dire che se l'uscita vedete un numero positivo y vale 1, se l'uscita è un numero negativo y vale 0, quindi binario. Vediamo come funziona. Che cosa presentarono alla conferenza di intelligenza artificiale McCulloch e Pitts negli anni 60, insomma, all'inizio degli anni 60? Dimostrarono che questo modello di neuroni era in grado di risolvere una semplice funzione matematica, che è quella dell'operatore OR logico. Lo conoscete come funziona l'OR? Quindi è uno dei più semplici operatori binari. Intanto in ingresso riceve valori 0 e 1. Vi ho riportato qua per semplicità la tabella di funzionamento di questa funzione. A e B sono gli input.
che vengono dati alla funzione, e questo è l'output A o B. Guardate, gli input mi dicono questo: se sono entrambi 0, allora l'uscita è 0, se uno dei due è alto, attivato, valore 1, l'uscita è 1. Vi ho portato anche graficamente, in uno spazio a due dimensioni, la posizione dell'uscita. Vedete? La classe dello 0 lo riporto con colore rosso, le altre 3 con colore verde. Questa è l'interpretazione geometrica della funzione OR. Non assume altri punti, vedete? Può assumere solo questi 4 stati. Loro presentarono un modello, che è questo qui, e dimostrarono che era in grado di riconoscere il funzionamento dell'XOR, quindi di funzionare esattamente come la funzione logica OR tra due ingressi binari. Andiamo a vedere. In ingresso noi abbiamo i possibili input. Attenzione che qua sono semplici, perché ricordatevi la tabella, magari scrivetela su un foglio così non la rivediamo. Vedete, gli ingressi sono A e B. Nel nostro modello gli ingressi sono x1 e x2, ok? I due valori di input del neurone che possono essere attivati o spenti. E qua vedete entrambi spenti, uno spento, uno acceso, uno spento, entrambi accesi. Questi sono gli input che noi possiamo avere, A o B, cioè x1 e x2. E questa deve essere l'uscita che la nostra funzione è in grado di costruire. Allora, iniziamo con i due valori 0. Dobbiamo dare un peso al nostro link, quindi alla nostra connessione. Mettiamo due valori iniziali, ad esempio 1,5. Vediamo cosa succede. Andiamo a calcolare la nostra funzione somma, che chiameremo funzione H. Vedete, dobbiamo fare il primo ingresso moltiplicato per il peso più il secondo ingresso moltiplicato per il peso. In questo caso è facile perché gli ingressi sono 0, 0 per qualunque numero mi dà 0, quindi la mia uscita è 0. I due neuroni di ingresso non inviano nessun segnale elettrico, quindi qualunque sia il peso sui link, l'uscita del mio neurone, quindi della parte centrale del neurone, è 0. Ho la funzione a soglia. La funzione a soglia mi dice che se quel valore è maggiore di 1 il neurone si attiva, se minore di 1 rimane a 0. Il nostro valore, vedete, è 0, quindi teta in uscita mi dà 0. Il neurone non si attiva, ed è giusto perché quando A e B sono 0, entrambi 0, l'uscita deve essere 0. Questo è l'OR funzionamento. Adesso proviamo l'altro caso. Uno dei due ingressi è 1. Andiamo rapidamente. Adesso abbiamo 1 per 1,5 più 0 per 1,5, quindi l'uscita è 1,5. H è 1,5. Andiamo a calcolare la funzione soglia sul valore 1,5. La funzione soglia mi dice che se la somma, cioè H, è maggiore di 1, lo è perché è 1,5, l'uscita è 1. Quindi Y è 1. Uno dei due ingressi è attivo, l'uscita del neurone è attiva. Poi possiamo fare lo stesso dall'altra parte, è uguale, perché a questo punto questo ramo diventa 0 e questo diventa 1,5, quindi è esattamente uguale, l'uscita è 1. L'ultimo caso, entrambi i valori di ingresso sono alti, vedete, 1, 1. Scusate, qua c'è un errore, è 1, poi lo correggo. Comunque l'uscita avrebbe 1 per 1,5, 1,5 più 1 per 1,5, 1,5 più 3. 3 maggiore di 1, sì, quindi l'uscita è 1. Ecco che il nostro neurone è in grado di rappresentare esattamente la funzione OR. Perché quando ho due ingressi a 0 mi dà 0, quando uno dei due ingressi a 1 mi dà 1. Interpretazione geometrica, questo è il punto più importante, diciamo, di tutta questa parte di slide, perché le reti neurali si risolvono con interpretazione geometrica, che è anche più facile da osservare. Che cosa ha costruito matematicamente il nostro modello di neurone? Ha costruito in questo caso l'equazione di una retta. L'equazione della retta che divide lo spazio x1 e x2, che è lo spazio dei nostri input. In questo caso ne abbiamo solo due,
Immaginate che una rete neurale per riconoscere il volto di una persona ha 100 input o 200, quindi vuol dire che lavora in uno spazio a 200 dimensioni, che non potremmo visualizzare chiaramente, lo possiamo soltanto immaginare. In un caso semplice come questo lo possiamo vedere, ok? Ecco, vedete, se io vado a costruire la funzione h, che è quella che ha x1 per 1 più 1 più x2 per 1 più 2, che deve essere maggiore di t, se pongo quella funzione uguale a t, vado proprio a determinare la funzione di soglia, quindi la funzione di discriminazione nello spazio. Vuol dire che quando è maggiore di t mi trovo in questa zona e l'uscita è 1, quando è inferiore di t mi trovo in questa zona e l'uscita deve essere 0. Quindi ponendo uguale a t, mettendo uguale quella disequazione, trovo proprio la funzione discriminante cosiddetta. Risolvo questa semplice equazione e trovo l'equazione della retta, vedete x2 uguale meno 3 mezzi x1 più 2 terzi, e la retta che passa per 0 2 terzi 4 9 0, vedete questa qua, questa retta, vedete, divide esattamente lo spazio in due parti, dove da una zona io ho le uscite che devono essere 1, dall'altra io ho i valori che devono essere 0. Quindi il neurone che cosa ha fatto? Ha costruito automaticamente una funzione di decisione lineare, in questo caso, lineare, che divide lo spazio delle soluzioni in due. Quella è quella soluzione 1, quella è quella soluzione 0. E vedete che, correttamente, abbiamo la soluzione 0 da questa parte e le tre soluzioni che devono essere 1 dall'altra. Se volete, per l'esercitazione potete fare lo stesso modello per risolvere la funzione AND, ad esempio. Cambia di fatto la posizione di questa retta, avete trovato l'equazione di un'altra retta e siete in grado di costruire un neurone che risolve la funzione booleana AND. La cosa interessante è che la funzione discriminante che abbiamo ottenuto con il neurone è una retta, infatti si chiama funzione discriminante lineare. Lineare perché il neurone, singolo neurone, è in grado di risolvere problemi linearmente separabili, cioè problemi che si possono dividere con una funzione lineare, ovviamente con una retta. Se io ho un problema che non è lineare, quindi che non posso risolvere con una funzione discriminante lineare, cioè semplicemente con una retta non posso dividere lo spazio delle soluzioni in due parti, in modo tale che da una parte ci siano tutte le soluzioni di una classe e dall'altra tutte le altre, quella soluzione non la posso risolvere con il modello semplice di neurone. Questo è quello che è successo nella conferenza di intelligenza artificiale del 1986, dove un ricercatore ha portato questo esempio, ha detto: bene, con il vostro modello di neurone provate a risolvere il problema dell'OR esclusivo, cosiddetto XOR. L'OR esclusivo è un problema che non ha soluzioni, che non ha soluzioni linearmente separabili. Qui vi ho portato la tabella di verità dell'OR esclusivo. Vedete, quando i due input sono uguali l'uscita è 0, quando i due input sono diversi l'uscita è 1. Ecco, l'OR esclusivo è fondamentale per il funzionamento della rete internet, cioè tutti gli algoritmi di correzione e controllo degli errori si basano su questo operatore matematico. Quindi la rete internet funziona perché c'è questo operatore. Il controllo di errore sulle stringhe di bit che vengono inviate sulla rete si fanno mettendo in input a un OR esclusivo proprio i bit ricevuti, e si va a vedere se i due bit sono uguali, o due zeri o due uni, il risultato è 0, quindi vuol dire che ciò che ho ricevuto è uguale a quello che ho trasmesso. Se l'uscita dell'OR esclusivo è 1, vuol dire che c'è un errore, ciò che ho inviato non è uguale a ciò che ho ricevuto. Con questo semplice, diciamo, operatore si costruiscono i codici a controllo di errore, che sono di fatto la base della rete internet, che altrimenti non potremmo accorgerci quando riceviamo un pacchetto dati se quello è uguale o è diverso da quello che abbiamo trasmesso. Sapete che se il pacchetto è diverso, la rete internet chiede che venga ritrasmesso. Se è uguale,
lo accetta. Ecco, l'or esclusivo, vedete, ha questa soluzione. Non esiste nessuna funzione lineare che sia in grado di separare in due parti lo spazio delle decisioni. Vedete, per poter separare in modo tale che da una parte ci siano i valori rossi e dall'altra quelli verdi, ho bisogno di due rette. Non riesco a farlo con una sola, perché questo problema non è linearmente separabile. Quindi non esiste una funzione matematica lineare che sia in grado di dividere lo spazio in due parti in modo tale che da una parte ci siano tutte le campioni di una classe e dall'altra tutti i campioni dell'altra classe. Allora Rumelhart nell'86 ha proposto la soluzione a questo problema. Che cosa ha fatto? Ha detto: bene, anziché utilizzare un solo neurone, io utilizzo una rete di neuroni. Vedete? Fatto in questo modo, con un insieme di neuroni di ingresso e un insieme di neuroni di uscita, più un insieme di neuroni interni. Questa rete, che si chiama multilayer perceptron, quindi una rete di primo modello di rete neurale, grazie a questo strato nascosto è in grado di risolvere problemi non linearmente separati. Quindi nel 1986 con Rumelhart possiamo dire che sia nata veramente l'intelligenza artificiale e le reti neurali. Quella è la data, diciamo, di inizio di questo modello, grazie a questo modello. Ad oggi non esiste ancora un teorema matematico, quindi questo è il punto aperto dello studio sulle reti neurali, in particolare su questo modello. Non esiste nessun ricercatore che abbia dimostrato ad oggi qual è il numero ottimo di neuroni che devo mettere nello strato nascosto e quanti strati nascosti io devo fare. Quindi non c'è un teorema per cui quando voi avete un problema matematico da risolvere, applicate il teorema e vi dice: bene, per risolvere quel problema tu devi scegliere 10 strati nascosti e ciascuno di questi strati deve avere 50 neuroni. Ecco, nessuno ha dimostrato ad oggi il problema di convergenza del multilayer perceptron, quindi non c'è una soluzione a questo problema. Come si fa in pratica? Si va per esempi, si va per tentativi. Le reti neurali si basano su tentativi, quindi il ricercatore cosa fa? Costruisce uno di questi modelli, incomincia ad addestrarlo, farlo lavorare e guarda il risultato. Il risultato va bene, quello è un modello attendibile. Non sarà il migliore, non sarà quello ottimo, ma è accettabile per risolvere il suo problema. Non funziona, deve cambiare modello, deve cambiare il numero di strati nascosti, il numero di neuroni, riprovare e vedere se funziona. Attenzione che ogni operazione, se la rete è complessa, magari vi richiede 15 giorni di calcolo. Quindi i risultati li avete tra 15 giorni. Ogni tentativo 15 giorni di tempo, una settimana di calcolo, quindi bisogna stare attenti che queste operazioni non sono così semplici, non sono così banali. Se qualcuno domani riuscirà a risolvere questo teorema, allora ci avrà dato un grande aiuto. Uno può immaginare che questi teoremi siano banali, ma hanno delle implicazioni dal punto di vista applicativo enormi. Quindi immaginate il teorema di Fermat. Il teorema di Fermat è un teorema che ci sono voluti 300 anni per dimostrarlo, ma è quello che ci permette oggi di fare le transazioni sulla rete internet sicure. Tutte le trasmissioni sicure sulla rete internet sono basate sul teorema di Fermat. Il teorema di Fermat è un teorema che si studia nelle scuole elementari, quindi tutti lo conoscono, ma la sua dimostrazione richiede 200 pagine di calcoli. Il teorema di Fermat dice che x alla n più y alla n uguale z alla n. Nella sua formulazione banale è il teorema di Pitagora, quindi tutti lo sanno scrivere, dove x, y e z sono numeri interi, n è un numero intero, quindi x alla seconda più y alla seconda uguale z alla seconda. E questo è il teorema di Pitagora. Quindi esistono le terme pitagoriche che risolvono questa equazione. Fermat lo ha scritto perché lui aveva questa caratteristica, che prendeva i teoremi matematici e li scriveva in modo molto sintetico. Allora scrisse questo teorema sul bordo, come scriveva sempre, sul bordo dei libri di matematica. Lui prendeva appunti e nel bordo scriveva le soluzioni dei teoremi. Questo teorema l'ha enunciato dicendo che aveva la soluzione, ma che la soluzione gli richiedeva qualche pagina in più, per cui
non mise la soluzione nel bordo del libro. Ci sono voluti 300 anni per risolverlo. Nel 1997, sapete, c'è anche il film famoso del ricercatore dell'MIT che dopo 7 anni di calcoli ha risolto il teorema di Fermat, che ha dimostrato che non esistono numeri per n maggiore di 2, quindi non esiste nessuna terna per cui x alla terza più y alla terza uguale a z alla terza. La dimostrazione ha dovuto farla prima per i numeri pari, poi per i numeri dispari, alla fine non riusciva a farlo per i numeri primi, sostanzialmente, che sono quelli più complessi, ci è riuscito poi per i primi 1000 numeri primi, poi per i primi 25.000, insomma, fino alla fine ha trovato la soluzione. Cosa serve oggi la soluzione del teorema di Fermat? La soluzione del teorema di Fermat è alla base dell'algoritmo della firma digitale, della firma elettronica, il famoso algoritmo RSA, che mi dice che se io ho 2 numeri primi, chiaramente molto grandi, parliamo di numeri oltre il milione o il miliardo, chiunque di noi sa costruire il prodotto di questi 2 numeri, cioè li sa moltiplicare. Ma se io vi do il prodotto e non vi do uno dei 2, non riuscite a ricavare l'altro. Che se io vi do un numero molto grande che è dato dal prodotto dei 2 numeri primi, voi se non conoscete uno dei 2 non riuscite, con la più grande capacità di calcolo oggi disponibile, a risalire all'altro numero primo. Quindi i 2 numeri primi che io costruisco sono le 2 chiavi segrete che i 2 utenti si possono condividere, e se io non conosco una delle 2 non posso risalire all'altra, però vi posso tranquillamente trasmettere il prodotto, e quindi chiunque sulla rete può intercettare la mia codifica, quindi il prodotto di 2 numeri primi, ma non è in grado di risalire la chiave. Okay? Quindi, per farvi un esempio di come poi i teoremi matematici ogni giorno li utilizziamo, diciamo, nella nostra vita quotidiana. Qua è uguale. Qualcuno magari tra qualche anno riuscirà a dimostrarlo. Quindi tutti quelli che lavorano nelle reti neurali hanno questo problema ad oggi, che nessuno ha attualmente risolto. Bene. Arriviamo agli esempi, così concludiamo la nostra presentazione. Quindi dobbiamo parlare di fatto di un sistema intelligente, un sistema artificiale basato sulle reti neurali. Dobbiamo avere queste 2 capacità: classificazione, quindi discriminare tra campioni diversi, e apprendimento. Non partire sempre da capo, ma partire dai risultati che abbiamo ottenuto negli studi precedenti, quindi in grado di apprendere determinati concetti. Un esempio molto banale, per focalizzare quanto abbiamo detto, può essere il riconoscimento delle figure geometriche. Immaginiamo, e questo lo potete fare magari in laboratorio con i 2 ricercatori quando farete i laboratori in gennaio, costruire una rete neurale che sia in grado di riconoscere semplici figure geometriche. Ad esempio, quadrati, rettangoli e triangoli. Che cosa dobbiamo fare per costruire questa rete neurale? Dobbiamo definire le caratteristiche dei nostri oggetti di input. Quali sono le caratteristiche dei triangoli, dei cerchi e dei quadrati? Nella scelta di queste caratteristiche dobbiamo essere molto attenti a scegliere caratteristiche il più possibile discriminanti. Discriminanti vuol dire che ce l'ha una classe e non ce l'ha l'altra. Ok? Quindi nel caso dei triangoli e dei quadrati, sicuramente il numero di lati è un parametro certamente discriminante, o il valore degli angoli e così via. Però dobbiamo fare attenzione che quando definiamo i nostri parametri di ingresso, con la rete deve essere in grado chiaramente di costruire correttamente l'output di uscita, dobbiamo fare attenzione che l'input si può presentare poi anche in modo diverso da quello che noi abbiamo immaginato. Quindi il quadrato può presentarsi in maniera ruotata, magari di 45 gradi, ma è sempre un quadrato. Quindi la rete deve essere in grado di riconoscerlo. Ecco, la capacità delle reti è proprio quella. Voi vi date l'ingresso quadrato normale, la rete apprende, e la volta successiva, se vi date l'ingresso un quadrato, magari ruotato di 45 gradi, vi dice che quello è un quadrato. E quindi ha appreso la classe dei quadrati, quindi le caratteristiche fondamentali della classe dei quadrati, e è in grado di riconoscere un quadrato che prima non aveva mai visto, perché gli avevano fatto vedere, mostrato dei quadrati, diciamo, non ruotati. Poi ne andiamo uno ruotato, lo stesso discorso per i triangoli, d'accordo? E la rete lo riconosce correttamente, quindi ha appreso. Questo è un esercizio che potete fare in laboratorio, che diremo ai ricercatori che lo facciano, perché è estremamente interessante.
Se vogliamo salire un po' su di complessità, quindi ci avviciniamo agli esempi che vi mostro in chiusura, quando vogliamo riconoscere i problemi complessi, è chiaro che queste caratteristiche devono essere molto discriminanti, quindi sono a loro volta complesse. Però quello che, vedete, compone un sistema di riconoscimento sono due blocchi. Uno è quello della rete neurale, quindi la classificazione vera e propria, ma l'altro è quello di estrazione delle caratteristiche. Quindi se vuoi avere un sistema che sia in grado di riconoscere le persone dalle auto o dai gruppi di persone, quindi sto parlando di un sistema intelligente che controlla il territorio per capire quello che sta accadendo, devo usare delle feature, delle caratteristiche un pochettino più complesse, quindi ad esempio la forma, il colore, questo l'abbiamo già detto prima, ma anche la distribuzione della massa, ad esempio, questa è fatta con i momenti di primo ordine, secondo ordine, appunto, primo ordine al baricentro, poi ci sono appunto momenti di ordine superiore, che distribuiscono l'informazione di come la massa della persona o dell'oggetto si distribuisce, quindi sono strettamente legati alla forma. Poi finalmente passo alla classificazione vera e propria, dove in uscita si deve accendere il neurone relativo alla classe di ingresso. Quindi se ho dato l'ingresso a una persona si dovrà accendere il neurone che corrisponde alla classe persona. Cosa vuol dire accendere? Vuol dire che l'uscita qui sarà 1 e dall'altra parte sarà 0. Quindi mi dice che quello l'ingresso è una classe persona. Come fa ad apprendere? Ultima slide sulla parte teorica. Apprende per esempio, come vi dicevo, esattamente come fa un bambino appena nato. Io gli passo in ingresso l'input, supponiamo quello dei nostri quadrati, triangoli e cerchi, e la rete elabora l'uscita. Ecco, all'inizio i pesi, cioè i valori W, sono normalmente messi in maniera casuale, sicuramente non mi danno l'output corretto. Quindi all'inizio io gli passo un quadrato e mi dice che è un cerchio, gli passo un triangolo e mi dice che è un quadrato, e così via. Sicuramente la rete non classifica correttamente, però io all'inizio, nella fase cosiddetta di addestramento, conosco la classe degli oggetti che ho passato alla rete. Quindi alla rete gli passo un quadrato e gli dico che è un quadrato, misuro l'uscita e dico bene, se io ti ho dato un ingresso un quadrato, l'uscita deve essere quadrato, supponiamo sia la classe 1, la classe 2 sono i triangoli e la classe 3 sono i cerchi. Se io ti ho dato un ingresso un quadrato, l'uscita deve essere 1, 0, 0, ok? Se l'uscita non è 1, 0, 0, ma magari è 0, 1, 0, cioè ha classificato il quadrato come un triangolo, io ho un errore in classificazione che viene utilizzato per regolare la rete. Come andiamo a regolare la rete? Andiamo a cambiare il valore dei pesi, cioè il valore di W, ok? Cambiamo il valore di W e ripassiamo il nostro quadrato alla rete. La rete classifica correttamente, andiamo avanti con un altro campione. Sbaglia ancora, rimodifichiamo i pesi, d'accordo? Fin tanto che non troviamo la soluzione. Ora, se il mio training set è fatto da 100 triangoli, 100 quadrati e 100 cerchi, questa operazione di regolazione dell'errore mi richiede tantissimi passaggi. Può richiedere tranquillamente una settimana di tempo di calcolo di un calcolatore. Quando finisce, cioè quando converge il mio algoritmo, quando la rete neurale è pronta, quando io trovo una configurazione di pesi W1, W2, Wn, tale per cui la rete mi dà errore 0 su tutti i campioni che io ho dato in ingresso. Okay? Quando mi dà l'errore 0 vuol dire che la rete è in grado di classificare correttamente tutti i campioni che io ho usato per addestrarla. A questo punto la rete è pronta per classificare campioni incompiti. Quindi gli passo un quadrato, a quel punto ho un triangolo ruotato e la rete lo riconosce correttamente come un triangolo con un quadrato. Questo nel caso appunto di un problema semplice di riconoscimento di figure geometriche. Questo lo posso estendere poi a casi reali molto più complessi, ma quello che dovete ricordare e sapere è che ogni problema che io voglio utilizzare, cioè voglio risolvere con le reti neurali, lo devo strutturare come un problema binario. È presente quella caratteristica o non è presente? E poi potete andare in tutti i campi applicativi che volete. Qui ve ne ho riportato alcuni, poi li trovate,
sono molteplici, li avete visti forse nei vostri approfondimenti. Veramente le reti neurali si possono usare in tutti i contesti applicativi, a patto di poter estrarre delle caratteristiche dal nostro problema, quindi determinare degli elementi importanti del nostro problema che siano esprimibili in forma binaria. È presente quella caratteristica, non è presente. Ecco alcuni esempi di riconoscimento che si possono fare. Riconoscimento dei caratteri. I caratteri, quelli a stampa, hanno una soluzione molto semplice. Quelli, diciamo, della scrittura a mano, un pochettino meno, perché chiaramente la scrittura a mano si discosta da quello che è il modello che la rete ha, diciamo, ha imparato. Quindi vedete, questo 2 sicuramente è diverso dal 2 del carattere a stampa, perché ha questa linea obliqua e così via. Quindi la rete qui deve fare delle operazioni per imparare. E poi si può andare su classificazioni di oggetti, si può andare su sistemi di allarme, si può andare soprattutto sul riconoscimento voluto. Questa è una delle frontiere attualmente più utilizzate nel campo delle reti neurali. Diciamo che i sistemi migliori sono in grado di riconoscere correttamente i volti nella percentuale del 96%. Quindi ogni 100 persone che io mostro alla mia rete neurale, 96 volte la rete classifica correttamente, quindi mi dice che quella persona è con quell'identità. 4 volte sbaglia. Bene, questo 4% è un errore che per noi è bassissimo, d'accordo? Per il sistema di intelligence americano attualmente non lo ritiene adeguato per implementarlo negli aeroporti, perché il 4% su un campione grande è un numero non accettabile, perché il 4% su 1 milione di persone che transitano al JFK vuol dire che il 4% di quelle persone non riesco a identificarle, quindi non so se sono potenziali terroristi o meno. Quindi attualmente, pur raggiungendo dei livelli di riconoscimento così elevati, così perfetti, non è ancora uno standard per la sicurezza, appunto, degli aeroporti americani. Questo per farvi capire poi che i risultati dei vostri algoritmi devono essere rapportati poi al contesto reale. Intanto vediamo se riesco a far vedere questo video. Vediamo se parte. E qui c'è un esempio di una rete neurale che è stata addestrata per riconoscere caratteri scritti a mano. E vedete, c'è la stima del carattere e la probabilità di riconoscimento corretto. Vedete che a seconda di come viene scritto il numero, aumenta o non aumenta la probabilità di riconoscimento corretto. Quindi la rete, questa è una cosa molto importante, in uscita non vi dice mai che quel campione appartiene a quella classe al 100%, quindi non è mai sicura al 100%, parliamo di problemi complessi, ma è sicura al 96%, ma dice questo è un 3 al 96%. Quindi l'output di una rete neurale va sempre preso come un valore probabilistico, l'appartenenza di quel campione alla classe con quella percentuale. Okay, quindi qua sono praticamente sicuro che quello sia un 3 al 96%. Quindi vi dà sempre un campione di riferimento. Qui c'è un altro esempio fatto con robot. Questo è interessante perché praticamente è stata costruita una rete neurale che modifica il comportamento del robot in base al movimento di questo suo braccio, piccolo braccio robotico. Vedete che è fatto da diversi componenti. Questo robot è stato lasciato libero, diciamo, di muoversi, okay? Modificando casualmente tutte le possibili movimenti del braccio, con l'obiettivo di ottenere un movimento, quindi ottenere uno spostamento. All'inizio vedete il robot fa vari tentativi, non si muove, poi la rete è stata addestrata con un simulatore. Quindi è stato preso un simulatore, sono fatti tantissimi esempi. Con questi esempi è stata addestrata
la rete che di fatto c'è nel, nel core del, del, del piccolo robot, per vedere poi di apprendere il movimento. Molti di questi tentativi non vanno a buon fine, quindi non danno, non danno movimento, altri danno movimento. Quindi quando la rete trova una configurazione per cui l'output mi dà movimento, ecco, vedete, man mano la rete si costruisce, quindi i vari link vengono costruiti, questo richiede giorni e giorni ovviamente di elaborazione, adesso qua è sintetizzato in pochi secondi, alla fine la rete è stata addestrata e poi è stata inserita sul robot. Ed ecco l'effetto del, del risultato, quindi il robot si muove con un comportamento corretto, ha trovato quindi casualmente ha trovato una configurazione che gli permette di muoversi, si muove avanti e si muove anche indietro. Quindi ha trovato una soluzione in maniera intelligente al movimento, partendo da un insieme di possibili configurazioni di questo robot e dei suoi attaccamenti. Altre applicazioni che si fanno sono legate alla, alla guida automatica dei veicoli, in questo caso il riconoscimento dei cartelli stradali. Quindi qui abbiamo una telecamera che estrae le caratteristiche degli oggetti del, del sistema e quando trova un cartello automaticamente riconosce il valore del cartello e gli dà, diciamo, gli dà l'informazione della, della distanza e poi viene testato ovviamente in vari casi, in vari contesti reali. Vedete, il riconoscimento è automatico e riporta il valore. Se, se il sistema è autonomo può, può viaggiare autonomamente. Abbiamo ancora qualche minuto? 5 minuti? Sì, 5 minuti. Bene, allora negli ultimi 5 minuti vi faccio vedere l'ultima applicazione. L'applicazione, questo è un robot. Il robot apprende il movimento in funzione di quello che gli viene proposto davanti. Quindi vedete, si muove per mantenere in un certo qual, qual posizione l'oggetto e poi ci sono dei veicoli che sono autonomi. Questo si muove chiaramente con i suoi attuatori a una velocità di 80 km all'ora in maniera completamente, completamente autonoma, quindi tutto basato sull'uso di reti neuronali. Ecco, l'ultima cosa che vi voglio far vedere è un sistema è stato fatto dai vostri colleghi dell'università. Questi sono due corsi di laurea che ci sono all'università che si occupano di comunicazione multimediale e di tecnologia di informazione. Una è scienza e tecnologia multimediale che ha sede a Pordenone e l'altro è comunicazione multimediale con laurea magistrale e tecnologia di informazione che è una laurea internazionale con l'università di Frankfurt. Poi faccio vedere rapidamente proprio due minuti. Un sistema per l'interpretazione del comportamento umano. Qui abbiamo una persona che fa l'atto di lanciare ad esempio i sassi dal cavalcavia, che è quindi un sistema intelligente perché vuol capire la persona che passa sul cavalcavia normalmente da quella che invece lancia i sassi sulle auto che passano sotto. E qui chiaramente c'è un sistema abbastanza complesso. Il primo problema è quello di identificare gli oggetti che si muovono. Immaginiamo un parcheggio, guardate la complessità del problema, c'è un'ombra che si muove, le condizioni di illuminazione che variano, oggetti che entrano e escono nell'ambiente, quindi il sistema deve riconoscere condizioni diverse, devo identificare la persona, devo localizzarla su una mappa, un parcheggio oppure una galleria, devo fare localizzazioni successive per analizzare la traiettoria. Quindi io posso discriminare una traiettoria normale, vedete, questa è una persona che attraversa un parcheggio e va a prendere una macchina, ad esempio da una persona che va a zigzag tra le macchine perché magari cerca di fare un furto, quindi analisi di comportamenti. Ecco, questo ve lo faccio vedere in, in reale. Ci sono più oggetti che si muovono nella scena, il sistema li identifica, li localizza e ne costruisce le traiettorie.
per poi fare un'analisi del eventuale del comportamento delle persone. In questo caso vediamo se è un comportamento normale. Deve funzionare in qualunque condizione meteorologiche, quindi non deve essere ingannato dalla presenza, in questo caso, di fiocchi di neve, deve riconoscere che è una persona che si muove e che fa una sua traiettoria. Non dimentichiamoci quello che abbiamo detto all'inizio: il sistema intelligente deve funzionare in qualunque condizione di input, non soltanto in condizioni semplici. La parte di classificazione vedete fatta di una rete neurale, come abbiamo presentato prima, una rete chiaramente complessa con tanti neuroni e con tante connessioni, e fa di fatto una classificazione. Purtroppo è un po' lento il tempo. Ecco, ultimo esempio, quello che fa il sistema. Una persona entra nella scena, si accorge di questa situazione, ha una valigia, la abbandona vicino al veicolo, a un certo punto si accorge che c'è un oggetto che viene identificato, lo ha localizzato nella scena, si è accorto che la persona è uscita e quindi riferisce il fatto che la persona 1 ha abbandonato quell'oggetto. Quindi immaginate le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, i bagagli abbandonati e quant'altro. Il sistema in questo caso è intelligente perché ha discriminato un comportamento normale da un comportamento invece anomalo. Poi questo si può chiaramente complicare con telecamere anche mobili, quindi telecamere che seguono l'oggetto una volta identificata la persona, una volta che è stata identificata. Questo è un comportamento strano e quindi il sistema lo ha intercettato, sta passando da una parte all'altra del parcheggio, e il sistema continua a identificarlo, poi cerca di nascondersi per provare a ingannare il sistema lo aspetta perché è a passo della zona, poi lo ritrova e continua a inseguirlo e ogni volta acquisisce informazioni su quella persona. Altro aspetto interessante, che sono temi di ricerca, guardate questa persona si sposta in una zona illuminata o in una zona non illuminata, qui c'è una rete neurale che regola i parametri della telecamera, quindi cambia l'apertura, il fuoco e lo zoom in modo automatico per far sì che quella persona sia sempre acquisita nel migliore dei modi. Se non avesse la rete neurale, la telecamera avrebbe perso la persona, perché quando va nella zona d'ombra vestita di nero sarebbe stata confusa completamente con lo sfondo. L'esempio di funzionamento della rete neurale per il regolamento automatico dei parametri attivi della telecamera. Questa è un'interessante ricerca che stiamo portando avanti con le MIT di Boston, che sono molto interessati a questa rete neurale che rende la telecamera intelligente, esattamente come fa l'occhio umano quando noi entriamo in una stanza buia, apre chiaramente l'iris per cercare di massimizzare la quantità di luce che vi entra. E poi altre applicazioni che, sempre basate su reti neurali, hanno il compito di tenere questo oggetto al centro della scena, quindi dell'immagine, con dimensioni costanti. Quindi la telecamera automaticamente la rete fa zoom in e zoom out, quindi non è un operatore, ma è la rete neurale che lo fa, dando i parametri alla telecamera, per tenere questo oggetto al centro della scena e acquisire il più possibile informazioni su di esso. L'ultima, localizzazione del volto, questa è quella che è andata al TG1 qualche tempo fa. La rete neurale ha come obiettivo quello di estrarre le informazioni del volto, quindi all'interno della scena localizza il volto, la persona non sa che ovviamente la telecamera la rivede, si sta muovendo liberamente. Ogni volta che ho un rettangolo è un frame che la rete ha acquisito sul volto per fare l'identificazione. Ci sono degli ostacoli, lo perde, come un po' lo riaggancia, lo fa tutto in automatico e quindi estrae automaticamente le informazioni della persona per provare poi a riconoscerla. Ecco, questi sono esempi di applicazioni di reti neurali applicate al campo della visione della videografia. Grazie.
mettere oggetti virtuali.